Fra i tanti servizi proposti al TTG di Rimini c'è quello offerto da un'azienda fanese, pesarese, con sede amministrativa e legale nelle due città, nelle due città principali della nostra provincia. Si tratta di Servipam, è una modalità nuova di proporre servizi alle strutture turistiche. Si occupano di reclutamento del personale per ogni necessità. Il nostro oggetto del desiderio è la risorsa umana, per cui noi gestiamo circa 36.000 curricula all'anno, facciamo recruiting, quindi reclutamento H24 e soprattutto poi facciamo selezione delle risorse e poi facciamo tanta formazione, perché c'è bisogno, insomma, di specializzare e di creare cultura dell'ospitalità. Il punto di forza, direi, è proprio quello della parte più legata all'aspetto risorse umane, quindi noi ci occupiamo e ci preoccupiamo di garantire un servizio legato alla ricerca del personale, alla formazione dello stesso e all'inserimento, quindi alla contrattualizzazione, quindi siamo noi stessi che poi assumiamo il personale che viene inserito nelle singole strutture. Siamo operativi ormai come Servipam da 2 anni, ma parallelamente noi lavoriamo poi, facciamo parte di un'unica azienda, perché ci occupiamo anche di intrattenimento, quindi è un'azienda che, diciamo, ha uno zoccolo di 30 anni più o meno. Noi siamo come sede, cioè come sede abbiamo Fano, quindi siamo nelle Marche, ma operiamo in tutto il territorio italiano, comprese le isole. Quello che pensiamo noi è che nel settore alberghiero sia mancato in tanti anni una fidelizzazione del personale, soprattutto spiegare a questi ragazzi che si affacciano nel mondo degli alberghi, dalla ristorazione all'housekeeping, di avere un futuro. Quindi, come possiamo dire a questi ragazzi: vi promettiamo un futuro, formandoli per insegnargli un lavoro, per non farli venire unicamente in stagione per fare 4 mesi di lavoro e poi andare a cercare altro. Noi vogliamo dirgli una cosa diversa, vogliamo dirgli: venite da noi perché vi promettiamo un futuro, un lavoro e una formazione. Quindi fidelizzarli, oltre che con dei corsi di Academy dove li andiamo a preparare ad affrontare in modo professionale il lavoro che andranno a svolgere, farli lavorare per tutto quanto l'anno. Quindi se l'estate li facciamo lavorare al mare o in montagna, d'inverno li andremo a collocare comunque in dei business hotel o in nostre mete che lavoreranno nel periodo invernale. Oggi siete qui in Fiera Rimini al TTG per presentare anche un progetto innovativo legato alla cucina circolare. Di cosa si tratta esattamente? È una tematica molto importante, già da qualche anno se ne parla, ancora più importante quest'anno andarla a trattare per non sprecare nulla di quello che produciamo in cucina e allo stesso tempo presentare un prodotto di qualità. Oggi il nostro chef Tiziano Rossetti, che è una stella Michelin, ci andrà a spiegare che cosa fa per non sprecare il cibo che ci avanza in cucina e andarlo a presentare in modo ottimale. Ho presentato un tramezzino con i cereali utilizzando il bollito, perché ridiamo nobiltà a questa carne, il bollito, e ho utilizzato, per evitare sprechi, le foglie di sedano, le verdure del bollito, la carne del bollito, con un'emulsione di uova, quindi con una maionese. In più un riso al salto, ma per regionalità, per terroir, territorio, invece di farlo classico allo zafferano come alla milanese, l'ho preparato utilizzando il tartufo nero di Acqualagna.